Ma duerme spesso. Ma che fai? Sono sempre Buongiorno, come ti chiami? Giulia. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, amore mio. Come sei? Cosa facciamo qua? Cosa hai già passato 5 giorni da quando... È iniziato il tagliere, bella. Sì, siamo un po' emozionati. Ormai queste immagini ci sembrano vecchie di una vita. Cosa stiamo facendo qua? Qui era quasi... No, questo era il campo. Per fare i lavori, per finire e accogliere i ragazzi. Sì, ma è il campo del padrino. Il campo del padrino. Bene. I lavori, qua preparavano il barro, il fango, per metterlo sui muri preparati. Faceria, faceria. Anche loro volevano partecipare ai lavori per una grande felicità. Visto che non c'è la lavatrice, lavo a mano. E beh, ora non è che devi farlo sapere a tutti che la tua mano. No, vabbè. Stiamo mettendo a posto l'orto. Poi alla fine del video ci sarà una sorpresa. E abbiamo fatto le... Come si dice in Liguria? Le terrazze? E ciane! Hai visto come tirano il barro? Sì. Lancia. Grabado así. Davis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? E finalmente, dopo quasi 49 giorni, sono arrivate le nostre macchine con le pentole e il container che hanno fatto i nostri amici piemontesi. Grazie amici, ma soprattutto grazie alle ditte che ci hanno aiutato. Sì, fantastici. Questo è per farvi vedere come avevamo caricato le macchine in Italia, all'Istituto d'Arte di Chiavari, e come le abbiamo scaricate. Senza la gru, ma i peruani sono avanti. Finché non si fa, ma... E poi ci sono arrivate tutte le cose del tagliere che sono state comprate a Lima con i soldi dei ragazzi dell'OMG. Grazie Renato Grosso. Renato Grosso. Grazie amici. E grazie alla ditta Piazza che ci ha dato delle pentole. Che non ho mai visto così belle neanche in Italia. Paura. Grazie agli amici del villaggio che ci hanno mandato giù dei soldi per comprarci il filtro per purificare l'acqua. I ragazzi non riescono a credere che possano bere l'acqua del rubinetto. Riescono a credere? Sì, sì, continuano a chiedere, ma esce dal rubinetto, quest'acqua si può bere? Questa è la lampada UV che brucia tutto. Non vi dico quanto ci ha messo a montarla. Questo verrà tagliato. E grazie anche a tutte quelle famiglie che ci hanno aiutato con i vestiti, con le cose
da cartoleria per i ragazzi, che dopo si vedono, sono arrivati tutti. Da lì arriva l'acqua, c'è un prefiltro dei sedimenti, entra nei filtri grandi. Questo è un filtro a osmosi, che tu sarai sicuramente cosa vuol dire. Sì, però vabbè, adesso non è che dobbiamo spiegarlo. Ma perché Elia sta buttando giù la stanza? Proprio in questo momento? Abemos l'agua! E sono arrivati finalmente una parte dei lavandini, dei lavabi, dei rubinetti che ci hanno regalato dall'Italia. Delle ditte veramente fantastiche. Vogliamo ringraziare la ditta Piazza, la ditta Edil Cusio, Hidral, Socomas, Fratelli della Fiore e Fratelli Fantini, perché ci hanno fatto dei regali veramente preziosi. Come si chiama questa ditta invece? Fantini. Una donna stupenda, Daniela, grazie. Grazie a lei sono arrivati tutti questi doni fantastici per tutti. E la tarde cambia la linea. Ciao. Compleanno. Questo cosa c'entra invece? Niente, ma il compleanno dei nostri amici di una... paesino che si chiama Chiomaio, che vuol dire fiume giallo, e Pietro ovviamente aveva soffiato sulla sulla candela prima della festeggiata. Ma tra poco, udite udite, arriva il 4 di aprile. L'inizio. È venuto padre Umberto, ha fatto la predica, c'era tutta la gente del paese, abbiamo invitato anche le autorità, il presidente della comunità campesina. E questo è padre Lino. E quella a fianco chi è? La Sonia. C'è anche la professora di religione. E questi sono alcuni dei ragazzi che sono venuti con le loro famiglie. Primo giorno di scuola. Cerchiamo di metterli in fila, a fatica. E qui sono già dopo qualche giorno che si lavano la roba. C'è anche Pietro, la loro tina, il loro spazzola. I primi giorni, per farli un po' abituare, le abbiamo fatto fare qualcosa di piacevole. Siamo andati anche a vedere le rovine di Giusta Ispana, dove la moglie dell'Inca aveva fatto pipì per 5 anni e aveva lasciato un solco. Così narra la leggenda. Questa invece è Rosa Spada. Così inizia il nostro tagliere. Vi terremo aggiornati nelle prossime puntate. Adesso sicuramente non so se riusciremo a fare un video al mese, speriamo. Ma sì, dai, ce la faremo. Questa invece è una chicca per gli amanti.